Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine. Eccoci qua, ragazzi, bentornati nel canale. Oggi, come avete capito, abbiamo un ospite d'eccezione perché c'ha la maglietta della NASA. Quindi, se avete capito di cosa parliamo in questo video oggi, capite che abbiamo un ospite d'eccezione, cioè un astronauta. Certo, appena atterrato. Perché se, cioè, queste magliette le danno solo a... A chi? Solo alla NASA le danno queste magliette. Solo alla NASA. Non si trovano in giro queste magliette. Scherziamo, ovviamente, siamo sempre qua con Luca del canale... Functional for Life, quindi bentornato, perché ormai ormai è un ospite fisso del canale. A me fa solo piacere perché oltre ad essere un collega di YouTube è anche un amico, no? Ci conosciamo da tanti anni ormai. Confermo. Anche se stavo sulla Luna, ma a distanza ci mandavamo gli SMS. Anche se sei atterrato poco. Sulla Luna, SMS, perché internet dà fastidio. Ci volevo tornare indietro. Vabbè. Comunque, dato che oggi parliamo di NASA, abbiamo visto il conto alla rovescia, monteremo un qualcosa che riguarda spazio e cose del genere, no? Lo prendo? Ho detto così. Lo prendo. Oggi montiamo questo bestione qua, ragazzi, che è alto un metro. Ed è largo ben 17 centimetri. Sarà un bel bestione. È lungo un metro, poi infatti vediamo come metterlo poi alla fine per fare le riprese. Allora, il Saturn 5, quindi parliamo del 1969, quando i primi uomini andarono sulla Luna. Ti ricordi, no? Ero piccolo. Armstrong, Collins. E com'era l'altro? Phil. E l'altro era... Era Armstrong, Aldrin. Era Armstrong e Lewis e Collins e Phil. Aldrin, Collins e Armstrong. Uno dei tre rimase su, purtroppo. Collins. Infatti non me lo ricordavo. Un'altra curiosità che vi dico rispetto a questo set qua è che è composto da 1969 pezzi, proprio come l'anno in cui... C'è stata la famosa diretta che poi è stata anche criticata, ma è vera, non è vera, ti ricordi tutta quella... Tutto un complotto. Tutta quella cosa che dicevano, no, ma è tutto un film americano, invece sembrerebbe che ci sono andati veramente, non solo in quell'occasione là. Mistero, anzi, come si vede qui ci sono tutti i siti di atterraggio delle varie missioni dell'Apollo, tranne giustamente l'Apollo 13, che ha avuto dei problemi, è dovuto ritornare sulla Terra. E da lì è il famoso numero 13 che porta. E da là il famoso numero 13 che porta mai. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main busby undervolt. Posto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 parti differenti. E tra cui il primo stadio, che è il propulsore, il secondo stadio, il terzo, il modulo lunare, dove c'è dentro anche il vero e proprio Apollo, oppure lì lo chiamavano il modulo Eagle, si chiamava su fonte Wikipedia, e il modulo di comando, dove c'erano loro dove c'erano gli astronauti, no? Sì, ricordo, dove c'era ossigeno e quant'altro, e poi il modulo, questo l'ultimo, la punta, chiamiamola volgarmente così, la punta, dove è il sistema di emergenza, però credo sia una specie di sicurezza, no? Per qualsiasi problema, questo magari l'avrebbe riportati sulla Luna, sulla Terra. Sì, sarà sicuramente così. In più, c'è anche il modulo di ammaraggio, eccolo, c'è. Il modulo di ammaraggio con il quale, tornando sulla Luna, sono ammarati. Si sono ammarati. Sì, sembra un piatto, la calamarata. La calamarata.
ammarati, sì, ammaraggio. Con il quale hanno fatto, diciamo così, hanno fatto l'ammaraggio quando sono tornati sulla Terra. Altre curiosità sulla scatola, a parte che è veramente fighissima, non ce ne sono, vedo che ci sono un sacco di adesivi, questo vediamo se sono serigrafati o no, poi questo lo vediamo dopo. Anche qua c'è tutto il logo della NASA con l'Apollo che ci piace tantissimo, delle missioni Apollo che ci piace tantissimo. Allora, che dire? Io aprirei la scatola. Vabbè, c'è la vostra curiosità che non hai detto, del 1969. L'ho detto. L'ho detto. No, vabbè, non me lo ricordavo, l'ha detto. Poi andrò a vedere il video, che non sono tanto convinto. 1969, i pezzi così come l'anno in cui... Ero okay. L'uomo è andato sulla Luna per la prima volta. Prima di aprire la scatola, però, c'è la solita, che noi chiamiamo sempre con la regia, la sigla! Eccoci qua ragazzi, dopo la sigla. Allora io direi di aprire la scatola. Vai. Apriamo. Posso? Fai tu, ma io ti do soltanto una mano dopo con... Posso? No, ti diverti mai, ogni volta è nostro. Diciamo la verità che io in teoria oggi non dovevo esserci, no? Perché non eravamo messi d'accordo, però stavo qua. C'ho la maglietta della NASA. La NASA, che fai? In effetti non c'è neanche a farlo apposta. Sono un sacco di pezzetti. Vabbè, sembrano quasi Lego. Bello, bellissimo questo. Bello. Già, questo te lo lascio. Allora, ben 12 parti, ragazzi. Sono arrivato almeno alla busta numero 12. Io so anche 15 in paio. 12 parti. No. 12 parti. No, 12. È la finale, è la 5. Vai, Matteo l'onore. Bellissimo questo. Beh, già dalla copertina, ragazzi. Saturn 5 Building Instructions. Allora, vediamo un po'. Qua c'è tanta roba, ragazzi. Poi scorreranno comunque. Studiare. Scorreranno comunque tutte le immagini riguardanti il manuale. Programma Apollo. Il Saturn 5 come è diviso. Modulo di servizio, l'abbiamo già detto, eccetera, eccetera. E questa è tutta la storia e tutti i vari passaggi che hanno composto quella giornata storica. Quindi dal lancio del missilone, dal lancio del Saturn fino all'atterraggio sulla Luna, tutti gli stadi. Tutti gli stadi come si sono susseguiti. E poi si inizia, quindi dall'1 al 6 facciamo metà e dal 7 al 10 più le altre due parti facciamo le ultime rifiniture. Quindi io direi che non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito, anche perché sarà un lavoro penso abbastanza lungo. Ci vediamo direttamente dopo il time lapse, che non sarà corto stavolta, però mi sa che è come quello della Ecto. Vabbè, comunque ci vediamo dopo. Buon time lapse, buon montaggio anche a voi. Numero 1 terminata e abbiamo fatto una specie di scheletro per il momento, non c'ha non abbiamo bene capito, però è così e noi seguiamo le istruzioni, devo dire pure abbastanza velocemente e andiamo avanti. Sì, in due siamo collaudati, lasciamo qua, anche se lo dobbiamo mettere da parte verso qua, ecco, mettiamo qua e andiamo avanti. Togli lo zoom. 2 insomma togliamo. Diciamo che prende forma, piano piano si sta formando il missilone. Intanto c'è un terzo intruso che si è aggiunto al montaggio, però... Però non vi posso dire chi è. Andiamo avanti.
intruse. Intruse, ma c'è facile un secondo, fate vedere chi sei. Però ah, perché non è truccata. Però non è truccata l'intruso. Non è truccata l'intruso, quindi oggi non si può far vedere. Però è figo. È fighissimo fino adesso, ragazzi. È bello, pure bello solido. Non so se c'ho questa impressione, è bello tosto. Eccoci qua, questo che nemmeno c'entra nell'inquadratura per quanto è grosso, lo facciamo così, guarda, ve lo faccio vedere io, eccolo qua. Oh, che buona. Questo qua, tanto c'è l'ingegnere qua aerospaziale, lui lo sa come, lui sa come funzionano queste cose, è veramente figo, ma no, figo proprio per essere figo. È detto figo per caso? Figo, veramente bellissimo, non pensavo ci fossero tutti i pezzi serigrafati, fatto veramente veramente bene. A parte che poi si può anche dividere e mettere in tre pezzi. Sì, se riusciamo senza spacca niente, perché questo si leva, questo è uno, questo è il secondo e questo è il terzo. Così, dovrebbero essere così, questi. Giusto? Yes. Sì. Questi sono i tre pezzi che compongono il nostro razzo. Il nostro razzo oggi, il Saturn. In più ci sono queste basette per tenerlo in posizione orizzontale. E poi, come avevamo detto e anticipato sulla scatola, c'è il modulo lunare, l'Apollo proprio, eccolo qua, con sopra, eccoli. Con sopra gli astronauti, vediamo se eccolo, adesso l'inquadro. Poi questo com'è che si chiama? L'ammaraggio. Il modulo d'ammaraggio. Allora, pro e contro. Contro io. Contro è che tanto si vedi, ecco. Contro, se, a parte la grandezza, però giustamente è lungo un metro e quindi nell'inquadratura non ci sta. Contro io, sinceramente, il libretto, a parte qualche prospettiva, dai, qualche prospettiva un po'. E qualche pezzetto che vabbè l'abbiamo sbagliato noi, l'abbiamo messo, c'era qualcosa girato, mi sovverrà, però non mi viene nient'altro. Fighissimo, perché è tutto serigrafato e non ci sono adesivi da attaccare. Vero. E questo è già, per chi non piace attaccare gli adesivi, è tanta roba. Che dire, io personalmente darei un 9, che comparirà qua. Io darei un 9.
Io direi, io 10, dai, 10 non lo so. Io direi uno starnuto, no, non mi scappa. Ma io direi anche io uno starnuto spaziale. È bello, sì, l'altra volta ho montato anche la Porsche. La Porsche. Che è stato bellissimo. Questo però è stato nel senso ecco, la differenza è che è stato lineare nel montaggio. Ho visto proprio una linea proprio tranquilla, la Porsche era un po' più Ti sei annoiato nel montarlo? No, assolutamente. Lineare nel senso buono, nel senso lineare comprensibile. Comprensibile, tranquillo. Okay. Giusto qualche cosina magari, no? Però ci sta che se no ecco, una cosa ho notato. Dice, ecco, mi è sovvenuta. Sì. Signor Lollo, che in alcuni pezzi nel libretto, in alcune parti del libretto di istruzioni, sì, c'erano dei pezzi che ti rimettevano e tu dovevi, non sapevi dove dovevi andare a intuito nel completo. Per esempio, no, bisogna attaccare questo un pezzo bianco, ok, ti mettevano un'immagine al pezzo bianco, non ti faceva vedere dove andava, quindi tu dovevi sfogliare, andare una parte dietro e vedere prima cosa mancava e dopo. Ecco, l'unica pecca è stata quella cosa là, perché poi il resto è stato, a differenza della Ecto, dove nonostante ci fosse un manuale nero, cosa che noi amanti delle Lego non amiamo, il manuale nero, perché non si capisce, cioè con lo sfondo nero, però la Ecto almeno ti evidenziava il pezzo che dovevi mettere, okay. Quindi là ci arrivavi un po', forse questo nemmeno l'ho detto nella mia recensione. Comunque io direi 9, perché è stato fantastico, mi è piaciuto veramente 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 tanto. E in più non siamo stati gli unici a montarlo, diciamo. No, c'è stato un terzo, come si può dire, un terzo, cioè abbiamo avuto una mano dall'esterno, no, diciamo esterno. Così non possiamo dire, una mano femminile dall'esterno, non che possiamo che dire avete, che avete conosciuto, che avete già conosciuto, e quindi se l'avete conosciuto io direi andate a vedere i video che avete già conosciuto, tipo sul bonsai, su Marilyn, ragazzi, che fate, cioè io vengo qua, devo anche promuovere il mio amico Lollo, quindi andate a vedere i video, anche i suoi video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su quello che succede sui nostri, come quello che succede su quello che succede sui nostri canali, così appena c'è un video vi compare la notifica e ve l'andate a vedere. Di solito, diciamo così, di solito è il sabato. Quando di solito, torniamo a prima, vediamo se sei attento. Adesso non fa che svagheggi su. Si è rotto! Io ogni volta sto impedando. Si è rotto! È ufficiale! Però questo è fatto apposta. Meno male che si riattacca tutto. Se si riattacca, per fortuna con l'ego. Pensa se succedeva nello spazio. Allora, torniamo a noi. Che quello era quello di salvare. Caro il mio amico Lologi. Lo posso, ok, lo posso. Posso tutto. Dammi a me. Tornando a noi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, l'ho già detto. Lasciateci tantissimi like, commentate, sì, il volume. No, che ho fatto i capelli. Okay. Commentate il video se questo set vi è piaciuto, se l'avete comprato, se avete pensato di comprarlo, insomma, io ve lo straconsiglio alla grande. Prezzo di listino ufficiale Lego 119 euro. 120 euro. Vedi, diciamo, c'è soldi? Cioè, guardate, ogni settimana esce un video. Cioè, solo per questo almeno. Quanti like? Una a testa. Cioè, è stata capita questa cosa. Ma soprattutto ogni settimana tira fuori un video che lui spende per il tubo. Il tubo. Investimento. 120-150 lui e il lato femminile, perché poi diciamo la verità, non è che lui tutto lui, io so queste cose, io mi intrufolo nei video. Bravissimo. Però so anche che dietro, cioè, prossima settimana ci sarà un video. Vi dico solo che non tratterà prettamente di Lego, ma di un unboxing che è qualcosa di Madonna. Non ve lo dico, faccio come il suo greggio, Non ve lo dico. Va bene, noi ci vediamo sicuramente nel prossimo video, che sarà un unboxing leggendario. Rimanete sintonizzati, perché non sarò da solo a farlo. Questo non, purtroppo non sarò da solo a... Ormai non è più il mio canale, capitemi in che situazione sto. Non è più il mio canale, è diventato il canale di tutti. Certo. Vabbè,
Comunque, a me fa piacere perché mi fa un sacco di pubblicità. Sì, mo dice così, pubblicità. Prima ha detto che non si può dire YouTube. Metti un beep, ok. Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo video che sarà un unboxing leggendario. State sintonizzati, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!